Ma bella a tutti ragazzi, sono Bardo Roy e oggi siamo qui su un nuovo episodio di Valhalla. Oggi continueremo cioè inizieremo più che altro il capitolo nello Shiropshire. Vi ricordo un bel mi piace di iscrivervi al canale, non vi rubo altro tempo. Buona visione. Ok, andiamo da Cialbert, dovrebbe essere penso qui dentro. C'è tutta gente, penso ci sarà anche lui. Oh, c'è Olo. Non mangiamo da giorni. Che se la fa? Forza, ragazzo! Che se la fa? Sparare una freccia in petto. Che schifo. Oh, body slam. Non male, ragazzo. Ma sii feroce, sleale, mira alle palle. Iva, stai addestrando il ragazzo o lo stai tormentando? Una cosa alla volta, col tempo. Oh, raga, Eivor, mi sento salute. Il bracciale tutto Hai avuto il mio messaggio, giusto in tempo. Ma in I realtà no. negoziati con i britanni devono ancora iniziare. Quando sarà il momento, sarò con te. C'è qualcosa che devo sapere prima. Il venerabile Re Rodri è qui. Tratterò direttamente con lui. Rodri farebbe di tutto per la pace, da quando abbiamo suo fratello Goriad. Sembra qualcuno che tossisce. Guriadap Melfin! Rodri attende alla chiesa vicina. Chi parlerà per lo Shiropshire nei negoziati? L'Aldermanno è morto in battaglia. Lo rimpiazzerà il vescovo Deurlaf. Finché non incoroneremo il Marmocchio. È il volere di suo padre. Il pensiero di ritrovarmi a guidare una contea è terrificante. Non preoccupartene finché la carica non sarà tua. Troppe cose possono accadere da qui ad Chilla, allora. chilla, Mio bro. padre mi ritiene già pronto. E io non voglio Va bene, deluderlo. tranquillo. In qualità di futuro Aldermanno, dovrà intervenire nei negoziati, ma con umiltà. Rodri è un re e si aspetta di essere trattato come tale. Rodri pretenderà che ci inginocchiamo ad annusare l'aria che gli esce dal culo. So com'è fatto. Lo conosci? L'ho conosciuto e combattuto. Questa cicatrice è opera sua. Potrei rendergli questo regalo e ricordargli perché mi chiamano l'uccisore di re. Forse è meglio che tu non venga, Ivar. Le tue non mi sembrano buone idee. Vorrei che ci foste entrambi, per guidarmi e giudicarmi. Dacci la tua parola, dunque. Non estrarrai la tua lama. Eivor, non farmi ridere. Sappiamo entrambi quanto vale la mia parola. Tranquillo, vi lascerò parlare. Forse. Eccellente. Coglione. E ora alla chiesa, credo. Abbiamo ospiti. Fate fuoco in mezzo. Ok, andiamo a incontrare questo re. Ma com'è il libro dei draghi? Non è lontano, è oltre il villaggio. Siamo in guerra con i britanni da quasi 2 anni. I britanni erano in Ma sti vantaggio cazzi. finché io e i miei non abbiamo sfondato le loro fila e inseguito il fratello di Rodri in Vabbè, dai, sono il forza. fenomeno. Per questo Rodri chiede la pace ora. Grazie a Ivar. Pure lui dice che si guarda un coglione. Ah, c'è Alberto, che devo fare? Vabbè, dai, vero. Ma quali sono i tuoi problemi? Vescovo Deurla e Re Rodri attendono nella Che chiesa. palle che Queste sono, case quando di se pagano Cristo così. sono così dure e fredde. Nelle case Eppure di danno Cristo. calore. Il Dio cristiano unisce Re Rodri, il vescovo Deurla e me. La sua casa vedrà la pace. Passa una cortellata. Andriamo, andriamo. Capitano Ener, illustra al vescovo la nostra posizione. Vai. Sì, mio sovrano. Vescovo Deurla. Non discuteremo la pace finché Guriad non ci verrà riconsegnato. Allora Il non sa fratello che. del re. Il fratello del re è un sudicio sacco di sterco di vacca. Tu, riconosco la tua faccia e il tuo fedore. Ivar, meglio noto come il senza ossa. Pare Pablo Escobar non è della opera serie mia? di Netflix. Lo è. E vorrei donarti anch'io uno squarcio verme su quella tua faccia di merda. Basta! Calmatevi! Mio signore, costui è Ceolbert, futuro aldermanno della contea e figlio di re Ceolwulf di Mercia.
Questo Virgulto? Alderman. Ti serve una balia, ragazzo. Su, su, calmiamoci. E parliamo in buona fede. La mia condizione è chiara. Finché Guriad non sarà di nuovo libero, stipulare una pace sarà impossibile. È fortunato a essere vivo. È caduto sulla sua spada mentre fuggiva. Resto io ti farò cadere sulla tua. Caro Mancanella, arrivare alla pace è nel nostro interesse e nel loro. Prima mio fratello. Prima la tua testa. Poi il nanetto potrà andare. Mamma, sei palle che sei, mio re, no! Basta! Siamo nella casa di Dio. Prendiamoci qualche minuto per riflettere, d'accordo? Eivor, con me. Non ti conosco bene, ma Ceolbert ti considera ragionevole. Ho bisogno di te. Potrebbe essere tardi. Sento levarsi i venti di guerra. Possiedo una buona somma di argento. Parla con i presenti. Se l'argento potrà convincerli a sostenere la pace, offriglielo. Corruzione. Buono. Ci sta. La trattativa è ferma. Temo il suo esito. Non angosciarti. Sarai Alderman. Re Rodri. Che c'è, danese? Vorrei contribuire alla pace. Non parlerò di pace finché... Se prima consentirai alla pace, accadrà. Forse dell'argento potrebbe smuovere la situazione. Non riuscirai a comprarmi con dell'argento trafugato, danese. Stai indietro. Ah sì? Parlare, non facciamo altro. Te vedo uno serio. Non posso parlarti, vero? Tu sei con Rodri, non è vero? Sei uno dei suoi consiglieri. Lo sono. Il mio nome è Ynir Ap Kalfark. Ricordati. E dimmi, non lo so scordato, bro. Soldato, hai ascendente sul tuo re? Certo, mi consulta per ogni decisione. Se spingo per la guerra, accetterà. Se approvo la pace, farà altre tanto. Allora, il nostro scopo è la pace. Forse dell'argento ti potrà indurre a consigliare al re la stessa soluzione. Dell'argento? Per me? Potrei cercare di convincere Rodri in cambio di metallo lucente. D'accordo. Prendi, fanne ciò che vuoi e di a Rodri di seguire la via dell'affare fatto. Che bella la corruzione. Devo riferire ciò che so al vescovo Deorlaf. Dovremmo risolverla col sangue. Per cazzo, mamma mia, che palle. Dove sta il vescovo? Dove sta il... Non può essere il vescovo. Otto. Eivor, amico mio. Ho chiesto in giro, come hai suggerito. Sei giunto a una decisione? A chi hai offerto l'argento? Il capitano delle guardie suggerirà a Rodri di firmare il trattato. Avremo la pace. Preghiamo che Rodri lo ascolti. Rodri, ti prendi gioco di me. Oh, rotter cazzo. Uno contro Ivar, uno, no. Ora! Ivar il senza ossa, senza palle, vabbè, senza fegato e senza cervello. Non puoi uccidermi. Sarà un drago a farlo, come mi fu predetto. Ah, dice. E tuo fratello? Il tuo destino protegge anche lui? Guriad! Niente. Ivar, sei proprio un coglione. Io onnipotente, io! Portateli subito in salvo, presto! Sei proprio un coglione. Uccidete il senza ossa! Tingete la chiesa con il suo sangue! Ivar, è proprio un coglione, Dio Cristo, bastonato. Tienimi testa! Shadampi! Corrido, santo di stella! Proprio un coglione, proprio un coglione. Che cosa hai fatto? Pensina, ti amo! È proprio un coglione, Ivar, lo giuro, ragazzi. Cioè, non ce la fa, non riesce a pensare. Un coglione bastardo e basta. Riesce a far mai una cosa pensata per cui... Guardatemi le spalle! Toglio via schiaffi! Toglio via schiaffi, Ivar! Dove stai? Toglio via schiaffi! Se io posso menargli meno, lo dico! Dio Cristo! Sta funzionando tutto, mi pare di sì!
diplomazia vichinga. Facciamogli vedere chi sono i veri guerrieri. Ivar, hai rovinato tutto. Non farti ingannare dalla pace, ragazzo. È solo una pausa tra un colpo d'accia e l'altro. Io ho detto che questo non doveva venire. È un massacro. Ora non possiamo fare altro che cercare di uscirne vivi. Ah, una bella prova per te. Che Dio ci perdoni. Stammi vicino, Ceolbert. Guardami le spalle e io toglierò i pugnali dalle tue. Buon Dio. Non muoverti. Qui sarai al sicuro, vescovo. Ferma. Aiutami con questa porta di merda. Ivar bastardo, sei proprio stupido. Ma coglioni. Allora, c'è da dire che i combattimenti quando sono così tanti è tipo una merda, per tutte cose interamente a caso, alcuni prendono le spadate e stanno fermi. Però... ho parato, non ho parato. Coglione per merda, aggiungerei. Ti aprirò il cranio. Vedita. Non so, c'è qualcosa di un po' più. Alla, 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 alla. E vedi, morono un po' pagati. Mettere giù. Coglione. Che sta succedendo? Ci sono altri al fiume! Ma perché sono morti pure i vichinghi? Sono morti in una barca. Come ci stanno. È partita la guerra proprio per colpa di quel coglione di Ivar. Secondo me eravamo morto, non lo so perché. Però che effettivamente chi l'ha ucciso? Nessuno. Però non lo so, cioè. Ehi, guarda, tutti contenti. Ah, Dio, si sta pensando un attimo a quello che è successo. Che io sono morti 549 persone in chiesa. Però vabbè, scialla. Perché quel coglione mi si è fatto pure i soldi, mo. Il consigliere delle... digerito, se avete sentito, scusate. Hai ucciso il fratello di Rodri, animale. Ogni speranza di pace è perduta. La pace con Rodri si avvererà quando tu morirai vergine, vescovo. Quindi mai. È astuto, è un vile. Ah, secondo me è un coglione. Però tanto... mai è fatta. Pensiamo a come muoverci prima che i britanni si riorganizzino. Si ritireranno al castello reale, senza dubbio. Una fortezza impenetrabile. Affamiamoli allora. Colpiamo le loro provviste, che implorino la morte. Buon Dio. Altre morti, altra guerra, altri profughi. È la nostra unica scelta. Ma ha detto una cosa molto razziale, cioè l'ultima parte è stata proprio razziale. Beh... tutte le riserve di cibo e provviste passano per l'avamposto di Wenlocan, a sud di Quatford. Rodri ha anche rifornimenti segreti. Chiedi ai profughi sul fiume. Sono fuggiti dai villaggi occupati. Dice, eh? I britanni saranno in grado di attaccare prima di noi. È così. Invieranno i Nir e i suoi soldati. Si addestrano a Westbury, a ovest della torre in rovina. Non serve che venga a farti da baglia, Eivor. Io andrò a Westbury in ricognizione. So cosa intendi per ricognizione. Il preambolo di uno scontro. Prevedibile come la marea. Verrò con te. Anche solo per avere una chiara idea della situazione. Ci incontreremo a Westbury, dunque. Ma prima mi darò da fare. Ciao. A presto.
Un'ultima cosa. Ci servirà una milizia per la battaglia. Va bene. Cercate di liberare i prigionieri. Si uniranno a noi. Va bene. Va bene, andiamo. Allora, dove mi arriva? Parla con... Allora, dicevamo. Scira pesciare, tanto quello e poi quell'altro devo andare a cercare che è scritto. Poi che gli devo fare? Perché non è solo quello che devo da... dagli fuori. Ah, cioè questi qua sono quelli che devo... No, che devo parlare con questi. Eh? Ah, perché in realtà non esistono questi. Mica sono buggati. Oh, dottor. Amico, mortacci, nemico. Ma è pari Cristo. Vengo in pace, amici. Mi è stato detto che sapete dove i britanni portano le loro provviste. Ci chiami amici, danese? Preferirei di sì. Dopo anni di sangue e guerra, di assalti e razzie, perdonaci se non ci fidiamo della tua gente. Tranquillo, bro. Sì, immagino che abbiate conosciuto spade, fuoco e morte. E che abbiate perso i vostri cari. Sì, è così. Conosco quel dolore. Mi ha condotto in Inghilterra per ricominciare. Ma Rodri e i britanni lo impediscono, tanto a me quanto a voi. Ti capisco. Forse sono stato impresso. Tranquillo, bro. Che non potrei mai litigare con te, mi pare giusto. Attraverso la cava di Doston. Vedi quella torre a sud? Sono i resti di Hillgate. Più avanti troverai la cava. E grazie. Aspetta un momento. Se ti servisse aiuto. Potrebbe. Bravi uomini merciani lavorano alla cava. Combatterono per Tain Merton. Ok. Se dovessi ritrovarti in uno scontro, pronuncia e loda il suo nome. Quegli uomini accorreranno. Dio benedica Tain Merton. Ho capito. Allora, la cava si trova a sud dei resti dei Hillgate. E io, ragazzi, prima di far startare il video, ovviamente ho fatto tutti i punti di ricognizione proprio per avere i viaggi rapidi. Quindi noi ci vediamo direttamente quando arriviamo lì. Ciao. Dicevamo di Robin Hood, ma siamo meglio di Robin Hood, cosa? Coglione. Questo c'è, ma il carro. Ah, non c'è del carro. Io sto a fuoco di secondo voi. Siamo fortissimi. Sì, però io sono a famo, qua non c'è San Miguel. Che la accetta in faccia, coglione. Dio benedica Tain Merton, bro. Sì, ma tutto ci mando cazzo, stanno gli altri carri. Io. Mi sono buttato di tutto. Oh.
coglione. Uomini di merda, combattete con me. Sta tutto girato, stai coglione. Troppo bella sta animazione, raga, mi piace troppo, vi giuro. Ha fatto. Dimmi. Che cazzo? Questi uomini saranno con noi. Potrei aver ammazzato un... Potrei aver ammazzato un civile. Non è stato volontario. Ma mi manca... Cosa vedi, vecchia amica? Me ne mancano tipo un paio, cioè penso uno. Ah, questo, Dio Cristo. Per Merton, bro. Che andiamo da fuoco pure a quell'altro. Sì, ma che devo saccheggiare? L'avamposto di Wenlocan. Rubando il carico, indebolirei i britanni e li spingerei alla pace. Ah, quel carico là sotto. Non capisco perché a volte non... Forse perché è troppo lontano. Oh. Dove vai? Dove vai? Ehi, tipo qua invece penso che muovo faccia fa. Bella, raga, questa è troppo bella, ti giuro, mi piace troppo come animazione. Na. E qua c'è sta il carico senza nessuno. Mi puzza un po' questo. Qui? Testa di cazzo. Ok, carico, questo è altro carico. Stiamo il sasso. Andiamo dietro al sasso. No, mi sa che è solo per la ricchezza qua, però non andiamo. Vabbè, ormai c'è stato. Pensavo fossero altri carichi qua dietro. E mo da brigantina, addirittura da brigantina. Ma sei proprio una brigantina, sei? Ok, adesso andiamo a cercare... Dai, non è vero, non mai manco mai visto, coglione. Dai, sbrigati, dai, porco. Cava e carico sistemati. Ora andrò da Ivar Ceolbert a Westbury. Prima che Ivar faccia altri guai. Ok ragazzi, siamo praticamente arrivati a Westbury. Adesso dobbiamo parlare, cioè cercare e parlare con... Ecco Ivar. Trovati. E c'è Albert. Ivar, c'è Albert. Salute Eivor. Stavo dicendo al principe che oggi Thor è con noi. La vittoria è certa. Dunque, qual è il tuo piano? Quel bastardo di Ynir è a capo del villaggio. Mostriamo a questa gente cosa accade a chi si piega ai britanni. Facciamoli a pezzi, riduciamoli in cenere e tagliamo la gola di Ynir. Giusto, ragazzo? Desidero essere valoroso, non crudele.
A tagliare le gole ci penserai tu. Fumo e fiamme alimenteranno il desiderio di pace di Rodri. Ynir non è importante. La pace è per i poppanti, ma fa come credi. Ah, ho il sangue che ribolle. Attacchiamo ora e lasciamo una scia di sangue. Un approccio furtivo ci darebbe più tempo. Ah, preferisco rumore e furia. Ma fa quel che devi. Bruciamo ogni cosa. Ridurremo questo luogo a un mucchio di cenere. Vieni, Ceolbert, combattiamo! Lascia che i sassoni fuggano, Ivar. Solo i britanni meritano la nostra ira. Ma ragazzi, sono un bastardo e ad attaccare ci andremo nel prossimo episodio. Per oggi basta così. Dal prossimo andremo ad attaccare il villaggio e a bruciare qualsiasi cosa. Detto questo, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto. Io vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!